Buonasera, grazie per essere venuti sotto questa maglia rigida e proprio invernale. Vi voglio solo spiegare la mia presenza qua, che non è un'intuizione, ma Antonino Pane, firma autorevole del giornale, già vicario del mattino, causa impossibilità forse di rientro, mi ha delegato, ci venne a dire, mi ha delegato di rappresentarmi. Quindi spero che di assolvere al suo livello questo compito di moderatrice, e che questa sia una bellissima occasione di un incontro condiviso per portare avanti proposte che ci vedono ben molto tutti noi che abitiamo su questo felice e bellissimo scoglio. Per abbreviare il termine d'attesa dell'arrivo del sindaco di Anacapri, poiché ci eravamo date delle tempistiche, se qualcuno intende già iscriversi nella scaletta degli interventi, che dureranno un massimo di 10 minuti, vi saremmo grati, che così abbiamo un ordine per proseguire bene i lavori e coordinarli. Chi vorrà intervenire dopo la discussione, ovviamente, che sarà abbastanza importante e propositiva, se me lo dice adesso io comincio a scrivere l'ordine. Nessuno vorrà intervenire? No, io, dopo che ovviamente... Sì, dopo, dopo. Posso scrivere allora? Ciro Lenzi. Sì. No, voi intervenite come relatore. Ciro, dopo di te? Cittadini interessati al tema, il tema è abusi, piccoli abusi di necessità. E la presidenza mi chiede di farvi scrivere, no, dopo la sua relazione. Sì, ma questo avverrà subito dopo le relazioni. Io chiamerò in quest'ordine. Andiamo via, piacente. Avanti un altro. Scusate, mi dice il nome. È Dico. Grazie. Ancora, stavo ribadendo il tema. Il tema è piccoli abusi di necessità. Emergenza abitazione. Moderatore, ma può darsi pure che ci siano persone che in questo momento non hanno nulla da dire, ma che potrebbero essere sollecitate. Concordo pienamente con l'avvocato Mario Coppola, ma la presidenza mi ha chiesto di iniziare. No, questo, chiesto se c'era qualcuno. Se c'era qualcuno. Però concordo con te. Concordo veramente, era per sapere più o meno quanto tempo ci avremmo messo per dire che gli interventi dureranno 10 minuti. Massimo 10 minuti. Allora, per adesso abbiamo un cittadino, due interventi istituzionali, un rappresentante dell'associazione, ex amministratore. Speriamo che i cittadini saranno stimolati da come si svolgerà il dibattito. Cominciamo? Allora, stava ecco il sindaco di Anacapri, a cui diamo un caloroso e affettuoso saluto.
professione federale, suo nome. Bene. Bruna Mieni. Allora riepilogo che non ti meravigliare se trovi me al posto di Andrino Pani, perché causa male ti dovrai commentare. Ovviamente meno autorevole la firma, meno preparato sul tema, forse come Solana più sentimentalmente legato. Allora, come avevamo detto, il tema è piccoli abusi di necessità e emergenza abitativa a capo. Questo sottotitolo mi riporta anni lontani, gli anni 70, quando nacque un problema di esigenza abitativa. Gli amministratori di allora, con grosso forza di coesione, superando barriere, divisioni, lotte interne, lotte tra partiti e sistemi partiti, riuscirono a trovare concordemente delle soluzioni. Prima del 167 per le abitazioni, le case di edilizia economica e popolare, certamente non in sala ci sta Mario Coppola. Prima domandavo a Ciro se era era in consiglio comunale quando Mario Zoro ruppe con una cesoia le catene a questo cancello. C'erano anche altre leggi, diciamo, che forse più favorivano, più permettevano agli amministratori pubblici di poter prendere iniziative. Oggi ritorna questo problema. Ovviamente è quello che avrebbe detto Antonino e che dico anche io: non è che vogliamo incentivare l'abusivismo. Si tratta di leggere attentamente questa proposta che il capogruppo di Avanti Capri presenterà in consiglio comunale su ipotesi di soluzioni per permettere che quello che è già stato fatto, parliamo sempre di piccoli abusi di necessità, non di speculazioni, possano rimanere e non essere abbattute. Marino, che da amministratore e da assessore all'urbanistica, sicuramente avrà studiato il problema, la sua proposta conterrà degli elementi di soluzione e penso che poi il dibattito si allargherà ai consigli comunali. Se sarà condivisa, io lancio una proposta da parte mia, da cittadina, non ne abbiamo parlato, questo potrebbe essere argomento di un consiglio comunale congiunto, come è stato l'ospedale, il porto, i trasporti e tante altre cose. Passo la parola a Marino Lembo. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il gestore del centro che ci ha messo a disposizione, diciamo, la sala. Volevo salutare i cittadini che sono venuti a questa riunione pubblica su un argomento estremamente importante, perché sono venuti anche in condizioni meteo abbastanza difficili, faceva freddo e quindi, diciamo, poteva essere un ostacolo per partecipare. Ringrazio i sindaci che sono presenti e con gli assessori, anche qualche vecchio amministratore, amministratore che conosce bene la materia, come l'avvocato Coppola, il presidente dell'associazione Beppe Massa, Ascom, e comunque tutti quanti. Il nostro gruppo qui abbiamo presenti, seduti qui a questo tavolo, i consiglieri comunali che fanno parte di Anticapri, Ludovica Di Meglio e Paola Mazzina. Manca Salvatore Ciuccio, che per motivi di salute non è potuto venire, lo salutiamo calorosamente, ma sarebbe stato, diciamo, presente ed è stato sempre, diciamo, con noi in questi anni, puntuale in tutte le sue, diciamo, proposte che ha fatto al consiglio comunale. L'argomento che abbiamo voluto portare all'ordine del giorno del consiglio comunale, che si farà il 7 marzo, è un argomento estremamente delicato. È un argomento delicato perché in realtà, diciamo, noi abbiamo avuto l'esatta sensazione, diciamo la certezza, che su questo argomento le persone, i cittadini di Capri, che nel corso del tempo hanno realizzato dei piccoli abusi, certamente dettati dalla necessità, certamente non dai motivi speculativi, a nostro giudizio sono stati lasciati completamente soli.
Io non dico questo perché, diciamo, amo la polemica, chi mi conosce sa che io sono un estremamente concreto, non, diciamo, sono abituato a mettermi a fare, diciamo, le famose tra virgolette diavole. Però il dato reale è che si è creata, a nostro giudizio, una situazione nel paese grave, gravissima, perché purtroppo viviamo in un paese di grandissima importanza turistica, ma che proprio perché importanza turisticamente tutti i fenomeni vengono accentuati. E vi spiego meglio. Negli ultimi tempi ci sono una serie di fenomeni che hanno accentuato questa situazione. La trasformazione di molte abitazioni, questo dico però è un fatto legittimo, quello che sto per dire, non è un fatto, diciamo, non legittimo. La trasformazione di molte abitazioni in case vacanze, la trasformazione di molte abitazioni private in bed and breakfast, diciamo, l'alto valore immobiliare che quantunque c'è la crisi continua a essere sul nostro territorio, questo per certi aspetti è una fortuna, per altri aspetti non è una fortuna, una serie di leggi urbanistiche di blocco che sono, diciamo, nate dopo l'attuazione del piano regolatore del, diciamo, del 74, e prende le funzioni del 83-84 se non mi sbaglio, che questo piano regolatore, che aveva una visione di tutela dei cittadini che stanno sul territorio, dei capresi che abitano sul territorio, prevedeva una serie di strumenti che sono stati utilizzati nel tempo anche da parte delle amministrazioni, ad esempio dava la possibilità ai cittadini residenti in determinate condizioni di avere un ampliamento per motivi igienico-funzionali del 20% sulle metrature presenti, che esistevano, ed era uno sfogo. Cioè, si sono stati fatti importanti piani di zona 167 in diverse zone di Cana, altri non sono stati attuati per l'impossibilità proprio dove erano stati, diciamo, immaginati, ma comunque sono stati, diciamo, realizzati questi piani 167. Poi cosa è successo? Succede che a un certo punto, diciamo, con l'entrata in vigore della legge Calasso nell'85, 84-85, e, diciamo, successivamente con i piani casistici, questo paese, l'isola di Capri viene ingessata. Cioè praticamente la visione di chi, diciamo, ha immaginato lo sviluppo di questo paese, che questo paese doveva letteralmente bloccarsi. Sono stati, diciamo, portati avanti 3 condoni edilizi. Io vorrei dire dei numeri perché volevo, diciamo, cercare di essere chiaro e conciso. Però voglio darvi degli elementi di valutazione su questa vicenda dell'edilizia, diciamo, a Cavi dei residenti. Noi abbiamo complessivamente sul territorio di Cavi 4.436 immobili residenziali, divisi tra due fasce, quelli della prima casa residente e quelle non residenti, diciamo, o seconda casa o non cavesi. Perché poi dovremmo fare una lunga, diciamo, analisi, ma questo è il momento, il perché ci troviamo un così alto patrimonio immobiliare non residente, e qui dovremmo parlare delle varie trasformazioni di villini in appartamenti che praticamente hanno inquinato duramente il mercato, diciamo, e l'economia della nostra isola, facendoci passare praticamente, diciamo, ad una fortissima presenza di abitazioni di seconda casa non residente, e quindi in quel momento il valore immobiliare è schizzato alle stelle, perché mi ricordo che con il ragazzo le case a casa siano importanti, ma non è che valevano tantissimo, le case si trovavano, almeno che chi c'ha la mia età si ricorda. E noi abbiamo complessivamente, diciamo, 2.860 alloggi residenti, di cittadini che abitano il patrimonio immobiliare di cittadini residenti. Dico questi numeri perché, diciamo, questo è un ragionamento che deve essere fatto in maniera, diciamo, complessiva su quello che noi andiamo a proporre, diciamo, questa sera. Poi sono scattati i condoni edilizi, vi do dei numeri, diciamo, molto velocemente. 3 condoni edilizi, il 47-85 dell'85, che sono circa 2.000 condoni edilizi, 1950. L'altro condono del 94, che sono altri 1.050 condoni edilizi. Poi c'è questo benedetto o maledetto condono edilizio del 2003, che oramai è giurisprudenza purtroppo consolidata, non si applica. Nonostante è vero che mi sembra che è stato pubblicato da qualche parte, sul bulletin regionale o da qualche altra parte, che i comuni devono restituire le oblazioni che hanno pagato i cittadini su questo condono entro il 2018. Allora, se, diciamo, di questi condoni complessivamente ne sono state, io parlo di Cavi, non conosco la Cavi, diciamo, ma penso che, diciamo, saranno numeri più o meno, diciamo, uguali,
sono stati esaminati e licenziati circa 400, di cui 360 solamente, diciamo, favorevoli e gli altri non favorevoli. Quindi siamo su numeri ancora molto bassi rispetto al problema. Poi c'è un'altra parte che non emerge e che emerge ogni tanto, cioè emerge una parte di cittadini che vuoi per l'incertezza del condono 2003 che si diceva che non si poteva applicare, vuoi perché sono stati costretti dalle circostanze del nostro territorio a dover, diciamo, fare questi piccoli abusi edilizi sul territorio, sono questi famosi tantissimi abusi edilizi per necessità sommersi, perché ci sono. Ora che cosa sta succedendo? Noi, la passata amministrazione, di cui io ero assessore all'urbanistica, ha praticamente, diciamo, fatto una delibera quadro molto importante col Comune di Anacapri. Voglio dire sottolineare, diciamo, un aspetto, che quello che noi stiamo a dire qui è stato il lavoro del nostro gruppo consigliare, che questo argomento l'ha approfondito con molta, diciamo, attenzione, perché noi vogliamo dimostrare che dall'opposizione siamo capaci di governare anche il nostro comune con l'idea. Allora, il problema si va accentuando, perché noi nel 2012 col comune di Anacapri, affrontando proprio per governare l'edilizia in una situazione molto incerta e confusa, abbiamo fatto una delibera quadro strategica importante per, diciamo, il territorio, che in realtà governava il problema degli abusi edilizi sempre per i residui. Prevedeva una serie di cose. Prevedeva ad esempio che si dovevano sospendere, cerco di spiegare un problema tecnico che è importante, i cittadini lo sanno. A cosa si riduce oggi con la legge Bassanini la capacità, diciamo, la forza dell'amministrazione? Principalmente sugli atti di indirizzo, cioè principalmente nella gestione reale la fanno i funzionari. Quello che è fondamentale per i consigli comunali e per l'amministrazione è dare degli atti di indirizzo, cioè dire agli uffici, sempre all'interno delle leggi, comportatevi in questa maniera. Noi cosa abbiamo fatto con il Comune di Capri all'unanimità? Io ci tengo moltissimo a sottolineare che per quanto riguarda Capri abbiamo avuto in questa delibera fondamentale, perché poi vi spiegherò brevissimo perché è fondamentale, abbiamo avuto il contributo importantissimo del gruppo di minoranza che faceva parte del capo, in particolare, non ricordo tutti i nomi, in particolare all'ingegnere Marzolello, all'avvocato Enrico Romano e agli altri che hanno contribuito in maniera, diciamo, anche corposa all'elaborazione di questa delibera, che doveva avere l'unanimità di tutti, perché questo è un argomento dove mai come in questa materia bisogna assumersi delle responsabilità, e su questa materia ci siamo sempre assunti le nostre responsabilità. Io vado dell'amministrazione dove il sindaco Ciro Lembo era sindaco, io era assessore all'urbanistica. In questa delibera sono stabiliti una serie di indirizzi che bisognava applicare. Ve li riassumo alcuni molto brevemente, perché, diciamo, la materia è abbastanza, diciamo, complicata. C'era scritto in questa delibera che gli uffici dovevano sospendere tutti gli atti di demolizione, tutti gli atti successivi, se c'erano ricorsi pendenti, e dovevano aspettare fino alla conclusione del ricorso. Questo non è avvenuto. Non è così, perché, diciamo, non è così, dopo ne parliamo. C'era in questa delibera, c'era scritto che per quanto riguarda gli immobili, poiché la legge prevede col DPR 380 che devono essere portati in consiglio comunale quando c'è l'acquisizione a patrimonio comunale degli immobili, perché certo, se una cosa sola in questa fase, in questa prima fase, non si può fare, e se c'è un abuso edilizio conclamato, questo, dopo l'inottemperanza alle demolizioni, va acquisita al patrimonio comunale. Poi questa è tutta una disquisizione, la legge italiana, lasciamo stare, se questo sarebbe un discorso che non vi voglio tediare, ma sarebbe molto lungo, è complicato fare. Nel momento in cui viene acquisita al patrimonio comunale, era obbligo portare queste pratiche in consiglio comunale.
Perché il problema? Perché gli immobili che vengono acquisiti al patrimonio comunale potevano anche essere destinati a una scuola, potevano essere destinati a un ufficio. Non era previsto quello che noi invece abbiamo inserito nel decreto 2012, siamo qui a ribadire ancora una volta, che potevano essere anche destinati a edilizia sociale, cioè dovevano essere destinati a un tipo di edilizia dove le persone certamente a questo territorio se possono scappare. Allora, quando noi diciamo che l'emergenza casa è un problema, una emergenza sociale, significa che quando si procede a fare una devoluzione ad un cittadino che, vi dico sinceramente, ha difficoltà a difendersi, perché solamente andando degli avvocati, diciamo, a fare ricorso a tara dei costi, e quando, diciamo, si arriva nella fase della demolizione, a me mi si deve spiegare l'angoscia, giusto un po' disgraziato, l'angoscia di stare nella testa delle persone che non sanno dove andare a sistemarsi, perché qua non è che di fronte a palazzi, così di fronte a piccole situazioni. E nella delibera 2012 noi indicammo proprio che bisognava indicare l'edilizia, questo tipo di intervento, come un'edilizia di necessità e quindi interesse pubblico. Quando si, diciamo, quando si, cioè, diventa un problema sociale, un problema sociale diventa un problema di tutta la comunità. E se diventa un problema di tutta la comunità deve essere un interesse di tipo pubblico. E se è un interesse di pubblico dobbiamo fare carico tutti quanti. Questo, diciamo, è l'inizio di questa faccenda, e queste cose erano previste in questa delibera quadro che doveva governare, diciamo, questa materia estremamente complicata, estremamente delicata, estremamente pericolosa, perché stando a carro ogni cosa viene interpretata in maniera che non chissà cosa sta succedendo. Quindi, diciamo, un atto importante che è stato fatto, dove gli uffici dovevano attenersi a tutta una serie di indicazioni. Adesso qui potremmo leggere qualcuna per farvi capire qual è, dove vogliamo arrivare noi. Io vi ho assunto quella, diciamo, più importanti, ma il più importante di tutte è quella dell'indicazione che i piccoli abusi di necessità sono abusi che hanno interesse pubblico, quindi andavano alle categorie che potevano essere portati in consiglio comunale. È vero che era questa fase acquisita al patrimonio comunale, ma restituiti al cittadino e non demoliti. Quindi, diciamo, il problema veniva inquadrato in una certa maniera. Successivamente questo, diciamo, non è avvenuto, ma non lo dico per fare polemica, lo dico perché proprio perché non è avvenuto. Perché, diciamo, qua o la politica tiene la forza di governare gli atti che fa, oppure la politica sta là per fare altre cose, ma non perché ha la forza di imporre quello che, diciamo, la legge ci permette. Cioè, noi possiamo solo indicare, logicamente, all'interno delle leggi, non al di fuori delle leggi, degli atti importanti dove gli uffici si devono attenere. Non ci si è attenuti sul fatto che indicammo che i condoni devono essere fatti in ordine cronologico, non ci si è attenuti sulla questione che anche le demolizioni devono essere fatte in ordine cronologico e portate in consiglio comunale. Cioè, questi atti sono degli atti, diciamo, importanti, che sono state fatte a tutela della gente, chiunque esso sia, logicamente con un regolamento approvato che prevedeva una serie di requisiti. Logicamente parliamo di residenti storici, residenti in determinate condizioni che dimostrano che queste sono le case che c'hanno, tutta una serie, diciamo, di casistiche che permettono, diciamo, alle persone di vivere qui sul territorio. Cioè, qua la verità vera che noi gabresi dobbiamo difenderci da evitare di essere espulsi dal territorio. Che quando dica espulsi, perché abbiamo la soluzione che se non riusciamo a tamponare delle situazioni, cioè dobbiamo andare a casa. Quando dica espulsi significa questa, non significa altre, diciamo, altre cose. Per cui praticamente noi abbiamo, diciamo, chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, perché, diciamo, ci è sembrato giusto porre un problema serio, importante secondo il nostro punto di vista, visto che la gente è in difesa, diciamo, non sa cosa fare, c'è gente che va cercando casa non la trova, i fitti altissimi, c'è una situazione di difficile gestione. Allora, diciamo, poiché il ruolo dei consigli comunali è anche quello, diciamo, di, diciamo, indirizzare, ribadire, rafforzare le tesi che si vanno a fare,
diciamo, noi abbiamo fatto una proposta che tra altre cose, io mi permetto di consegnare la proposta ai sindaci di Capri della Capri che presentiamo al Consiglio Comunale, che in realtà in questa proposta tiene conto anche di un fattore importante che si è verificato oggi e ci fa piacere, e lo dico anche al sindaco di Aracapi e a chi sta in Consiglio Comunale, che quello che abbiamo immaginato nel 2012, oggi la Regione Campania ha intuito che era una strada da poter fare per evitare demolizioni per gli abusi di necessità. E qua parliamo in Campania di 80.000 demolizioni, cioè qua non parliamo di numeri così. Diciamo qua, e a Capri ne sono tante, perché io voglio fare una domanda: il condono 323 non si applica, domani mattina l'ufficio dovrebbe procedere a dinegare e procedere con gli ordini di abbattimento, di acquisizione e di abbattimento, cioè il problema nel problema. Allora questa materia, giusto? E lo diciamo sempre in maniera seria e propositiva, perché diciamo siamo abituati a fare persone serie e propositive, perché è facile fare la demagogia sulle cose, ma poi quando si fanno le demagogie poi bisogna pure, diciamo, a un certo punto arrivare ai fatti concreti. Noi cerchiamo di, invece di fare, diciamo, di fare soluzioni, diciamo, concrete su questo tipo, diciamo, di argomento. La Regione Campania, dicevo, ha emanato delle linee guida su questa materia, cioè con atto serio di coraggio, devo dire la verità, ha fatto una legge regionale e ha emanato proprio nei giorni scorsi una linea guida, delle linee che in realtà combaciano molto con quello che noi abbiamo fatto nel 2012, giusto? Che dà la possibilità, diciamo, a coloro che si trovano nelle condizioni di, tra virgolette, salvarsi. Ma questa legge regionale e queste linee guida dà un ampio mandato ai comuni di individuare quali sono i casi dove possiamo in qualche maniera riuscire, diciamo, a salvaguardare chi abita sul territorio. Addirittura, lo dico in maniera molto semplicistica, ma bisogna fare su questo un lavoro molto approfondito e molto serio, dà anche la possibilità di riscattare l'immobile abusivo. Cioè, se, secondo la mia, diciamo, visione della cosa, è come se praticamente, diciamo, paragona, perché si tratta, diciamo, di immobili in housing sociale, cioè si tratta di una visione, diciamo, di salvaguardare il sociale nelle abitazioni, e in realtà, diciamo, ha la stessa visione degli interventi fatti per l'edilizia con il popolare 166. Cioè voi dovete sapere che quando si fanno le cooperative, diciamo, le cooperative, in realtà il comune cosa dà alle cooperative? Il diritto di costruire. Diritto che poi bisogna riscattarlo. Allora, pagando, diciamo, degli importi previsti dalla legge, io ritengo che questa possibilità addirittura di poter dare la possibilità di salvaguardare, diciamo, di riscattare anche, diciamo, l'immobile è un elemento molto molto importante, perché in realtà probabilmente applicando su questo argomento, logicamente io lo dico in maniera molto semplice, ma è una cosa che bisogna fare seriamente, con un regolamento fatto bene, giusto? Bisogna, diciamo, c'è la possibilità che i cittadini possono riacquisire l'immobile abusivo pagando un'ammenda, una multa, eccetera, probabilmente, diciamo, regolata da, diciamo, dal tipo, diciamo, di legge, che potrebbe essere, secondo me, proprio il discorso legato alla 167, quando si riscatta il diritto a costruire che viene fatto. Quindi, diciamo, si apre dalla base di questa delibera una possibilità molto importante. Noi che cosa, diciamo, chiediamo? Il nostro gruppo chiede che venga rispettato e che venga fatto un atto di consiglio comunale che prevede in maniera categorica il fermo delle, diciamo, delle ordinanze di demolizione. Qua c'è il fermo degli incarichi ai tecnici che vengono pagati per fare i progetti di demolizione, il fermo delle ditte che vengono incaricate per fare le demolizioni. Noi vogliamo che innanzitutto, se vogliamo ragionare seriamente, e siamo sempre disponibili a ragionare seriamente, vogliamo che la gente deve stare un attimo tranquilla, perché se non sta tranquilla la gente non possiamo anche noi, dal ruolo anche di minoranza, giusto, dare il nostro contributo serio a risolvere questo problema. Quindi, diciamo, nella delibera che noi andiamo a proporre al Consiglio Comunale, punto fondamentale è chiarire una volta per tutte
che per quanto riguarda la categoria di abuso di necessità bisogna fermarsi un attimo. Non c'è nessuna fretta, non c'è nessuna, diciamo motivazione, giusto, urgente, nessuno ce l'ha detto, i medici non ci hanno detto di dover procedere su questo argomento in queste condizioni. Allora la gente che vive in questo territorio non può vivere con l'angoscia che non sa dove deve andare. Poi ci sono casi che io non voglio, diciamo, dire perché, diciamo, c'è, ma qua ci sta casi che la gente sta vivendo con le pezze così. Allora questo non è solamente via Camerella, non è che i grandi alberi, non è, questo è pure un posto dove la gente deve campare, sempre all'interno rispetto alla legge. Questa legge ce la consente, ce la consentiva prima con un atto di coraggio e ce la consente oggi. Allora io voglio dire, in maniera, diciamo, chiara, davanti a tutti quanti, a nome dei consiglieri qua presenti, di Salvatore Ciuccio che non c'è, e di tutti quelli che ci hanno votato, noi siamo disponibili a fare la nostra parte, l'abbiamo sempre fatta. Riteniamo che bisognerebbe fare questa commissione, che, diciamo, potrebbe essere la commissione assoluta del regolamento, come abbiamo messo nella proposta, per fare, o potrebbe essere un'altra cosa, per fare un regolamento che permetta di essere chiaro e trasparente. Qua non ci devono essere più trattative private, qua ci devono essere più che uno va a dire scusa, ma come già fa? No, qua bisogna fare che le persone siano tutelate in maniera uguale, in maniera lineare. E questo è stato lo spirito di quello che noi abbiamo fatto nel 2012 e che noi ci aspettiamo su questi argomenti che venga, diciamo, continuato a fare. Quindi, diciamo, no, il nostro, diciamo, è una proposta, diciamo, che può reggere, che tutela anche il dirigente al nostro giudizio dell'ufficio, giusto? Perché in realtà, diciamo, io mi rendo conto che a volte i funzionari devono, diciamo, hanno difficoltà, eccetera. Noi dobbiamo fare atti che reggano a qualunque, diciamo, discussione. Io sono pronto ad andare anche di fronte a un magistrato, se mi si chiama, e a spiegare il perché, diciamo, siamo portatori di una proposta in questo, diciamo, senso. Perché, diciamo, qua non si tratta che la gente invitiamo a costruire, assolutamente, qua si tratta di evitare che qua succeda esplode questo paese. E per evitare che esplode il paese, perché ci sono tutte le premesse, ci sono 260 abusi fatti con condono 323, oltre a quelli che non si sono, diciamo, autodenunciati perché sapevano che il condono era molto incerto e non volevano una denuncia, diciamo, penale. Allora, domani mattina, cominciamo da qui, che succede? Che succede a questa gente che su 260 200 sono cittadini residenti, ne sono guardati? Questi sono i problemi che dobbiamo governare il territorio, lo dobbiamo fare. Noi facevamo una delibera, diciamo, con questo, diciamo, insomma, vorrei, diciamo, forse ho parlato troppo. Noi abbiamo fatto una delibera, che devo dire, ragazzi, mi dispiace sempre perché purtroppo, diciamo, non c'è a volte la sensibilità degli apparati comunali di seguire, perché gli apparati comunali, io penso che anche il sindaco De Martisi si è reso conto com'è facile, diciamo, com'è difficile, perché quando uno sta da fuori dice voi non fate niente, da dentro è una guerra civile tutti i giorni a portare una carta da qua a qua. Allora praticamente, diciamo, abbiamo fatto una delibera che era stata molto importante per i capresi, il frazionamento degli immobili sotto i 75 metri quadrati. Quanti capresi non possono dare la casa al proprio figlio perché in realtà il proprio immobile è 100 metri quadrati e non possono frazionare due unità? Tantissimi, tantissimi. E noi l'abbiamo fatta, gli uffici hanno portato avanti e si ripropone la volta la delibera, perché qua bisogna dare risposte concrete alle persone. Non dobbiamo raccontare gli altri, qua non si fanno, diciamo, discorsi, diciamo così, teorici, qua dobbiamo fare fatti concreti. Questo è uno degli aspetti. La materia edilizia ha tante, diciamo, sfaccettature. Voglio dire solo una cosa che certamente non interesserebbe la sede, ma scusa, ma per normale che in un posto, un piano che esiste, che ingessa letteralmente le nostre economie, è una struttura alberghiera che vive in dinamicità, con i cambiamenti, diciamo, che stanno avvenendo, non può fare neanche un ascensore. Ma voglio dire, ma arrivare sembra normale vivere in questo paese in queste condizioni, anche per attività produttive. Quindi noi, diciamo, io vi ringrazio, diciamo, che forse mi sono un po' allungato, ma noi presentiamo questa proposta al Consiglio Comunale e ci auguriamo che venga, diciamo, accolta. E il punto fondamentale di questo, il punto di partenza di questo percorso, perché è un percorso che dobbiamo fare, è che vengano sospesi tutti gli atti di demolizione, che, diciamo, e addirittura se volessimo seguire la delibera del 2012 che abbiamo fatto, anche in considerazione del fatto che ci sono delle cause pendenti, perché io mi domando se domani mattina, giusto, un TAR
dà ragione a un cittadino su un fabbricato già buttato a terra. Cosa succede? I danni che ha l'amministrazione comunale sono insomma. Allora noi ribadiamo un atto forte del Consiglio Comunale, proprio per questa motivazione, proprio perché abbiamo la possibilità, anche per le linee guida della Regione, di sospendere le demolizioni, quelle che ci sono e quelle che verranno, e di mettere, diciamo, mano a questa situazione partendo dal 2012, di fare in modo che queste persone che hanno fatto questi piccoli abusi, certamente non perché diciamo dovevano avere soldi da gettare, ma perché hanno fatto sacrifici, in qualche maniera vengono tutelate e possiamo restare a vivere in questo territorio e non siamo espulsi da capi, diciamo, per chi ha fatto una piccola cosa. La scaletta prevedeva, ma perché io non sono saluti, ma sono veri interventi, di dare prima la parola al sindaco Cerrotta e poi al sindaco De Martino. Ma penso Gianni che dopo, anche per dare qualche risposta in su, se qualcuno vuole qualche cosa. La conclusione. No, allora io davo la radice, posso fare una domanda? Ma questa delibera del 2012 sulla quale c'era l'assenso di tutto il Consiglio Comunale, da quello che ho capito, e là c'è il sindaco Cire. È andata in funzione. E poi questa è la. Ma questo, questa è una delibera, se vai. Scusa. Ah, cioè esiste questa delibera, è applicabile, domani si sarebbe applicabile. Bisogna decarla, bisogna che cosa sarà anche applicata. Ah, okay. No, allora caso. Solo caso anche sollecitato, ma per quanto riguarda Gianni, scusa, per quanto riguarda, non so, però non voglio fare. No, non facciamo polemiche, poi alla fine è una domanda che fu anche io. Allora ci vogliamo scrivere i sindaci parleranno in ultimo. C'era Ciro Lembo e poi Dico Piacere. Enrico Piacere. Prego Ciro. Se c'è qualcun altro nel frattempo che mi vuol dare il nome. Grazie, ci mette la parola. Come ex amministratore e come presidente di associazione Chiamacalcio. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare a tutti quelli che sono intervenuti, nonostante il tempo che non è clemente, ma il periodo, diciamo, è meglio che lo fa adesso. E poi in altri periodi. Voglio ringraziare anche il gruppo consigliare Avanti Capri, che, a cui io ho sollecitato spesso questo incontro, perché di inserire, di fare questa richiesta di consiglio comunale e di fare tenere un incontro per informare la popolazione, perché qua la situazione stava e sta peggiorando giorno per giorno, specialmente in questo settore. Nell'urbanistica, perché qua si sta un poco, diciamo, cercando di ammacchiare, di semplificare. Qua l'amministrazione in carica sta andando avanti velocemente e non in modo corretto, a mio parere, perché la prima regola dell'amministrazione comunale, il Vangelo dell'amministrazione comunale, è quello della parità di trattamento, che è un Vangelo, che in questo momento posso ben dire che non c'è la parità di trattamento da parte degli uffici, da parte dell'amministrazione, perché se l'ufficio non funziona bene o non segue questa regola aurea, l'amministrazione deve o dovrebbe, ormai doveva, intervenire. Perché qua si sta andando avanti con la procedura di demolizione, si sta andando avanti con la gara d'appalto, perché attenzione, qua c'è già la gara di appalto della ditta pronta per andare a demolire. Non cerchiamo di semplificare, perché sennò non ci troviamo, che già so che dopo la risposta sarà quella lì dell'anestesista che dice no, questo abbiamo sistemato, abbiamo visto, abbiamo fatto. Guardate, qua se si fa il primo abbattimento, dopo sarà un ingranaggio continuo che non si fermerà più. E allora io, come ex sindaco, ex amministratore, assessore all'urbanistica, insomma per 30 anni,
ho ritenuto di insistere per fare innanzitutto questo incontro, che a me dispiace, cioè questo incontro non si doveva proprio fare, perché non dovevamo arrivare a questo, perché a Capri noi abbiamo detto sempre che siamo fortunati, siamo stati benedetti dal Padre Eterno, ci ha dato tante bellezze, tante cose, ma io non vorrei che poi alla fine dobbiamo ritenerci maledetti perché siamo nati a Capri e non possiamo avere un alloggio, cioè abbiamo il problema della sanità, perché secondo me salute e casa camminano insieme, non possono essere separati. E chi vi parla non è uno che dice agli altri fate questo, fate quello, citando la pelle è nostra, la responsabilità è nostra. Chi vi parla, lo sapete bene, noi per 30 anni, sia quando sono stato nelle giunte quasi sempre di maggioranza, tranne 8 mesi, sia con altri sindaci, non siamo mai arrivati a questo punto qua. Mai, se qualcuno si ricorda che si è fatto qualche... Solo nel 79 si fece quello sciopero proprio a livello, diciamo, pesante, non oltre a quelli della gara, ma cosa c'è. Quando nel 79 si fece lo sciopero dell'ospedale, che si concluse con la cacciata dell'amministrazione dell'epoca dal Consiglio Comunale. Speriamo di non arrivare a questo, ma quando poi l'esasperazione, la tensione, la pressione sale, perché tra salute e casa, perché quando uno toglie la casa a uno ci toglie anche la salute, anche se ci toglie una stanza. Allora chi vi parla, come stavo dicendo, è quello che non ha mai fatto demolire una casa, un'abitazione, una camera, però io mi sono preso la responsabilità di far demolire una casa intera, una casa che il proprietario non era di prima necessità. L'ho fatto demolire il mese di agosto, ho fatto sospendere la mia ordinanza di che non si possono fare i rumori e l'ho fatto demolire. Per far vedere la differenza tra la prima della necessità e quella di non necessità. E ho avuto anche l'elogio dalla procura. Attenzione, qua non è un fatto che uno dice non si può fare, non ci vogliamo prendere la responsabilità. Chi non si vuole prendere la responsabilità deve lasciare il comando e se ne deve andare. Perché quando ai cittadini, chiediamo la fiducia per andare ad amministrare, questa fiducia va ricambiata ai cittadini, la fiducia, perché noi dobbiamo tutelare i cittadini, altrimenti la fiducia va restituita, e si dà un'altra volta il mandato ai cittadini. Perché? Perché noi, per quanto riguarda questa materia dell'urbanistica, che è delicatissima, oggi c'è una legge vigente della regione Campania che ha dato indirizzo ai comuni per la regione Campania di non demolire, e ha dato tutti indirizzi, dice portateli in consiglio comunale questo e quell'altro, perché quando adesso al governo, agli altri posti, quando ci vanno quelle persone, non hanno fatto gli amministratori, almeno il sindaco o il consigliere comunale, purtroppo quelli non capiscono il problema, stanno lontani dai cittadini, non so se mi spiego. Per cui oggi c'è una legge vigente che va applicata, perché a questa legge regionale che ha fatto il Presidente, la Giunta regionale, il Presidente De Luca, è vigente, è stata impugnata dal governo, però non è uscita nessuna sentenza. Per cui noi oggi chiediamo, poi sentiremo i sindaci, perché qua non si sta demolendo niente in tutta Italia. Mi pare che solo a Capri stavamo prendendo questa strada in silenzio, qua nessuno diceva niente, aspetta di qua, aspetta di là, la strada le determina, è inutile che si parla, si cerca di venire a giustificare,
la citazione determina e libera gli impegni di spesa, spese già fatte. Stiamo già pagando gli ingegneri, perché per fare una demolizione ci vuole anche un tecnico che faccia il progetto della demolizione. Quindi, come esiste un progetto di costruzione, esiste anche un progetto di demolizione. E noi lo stiamo facendo. Per cui questa situazione è esplosiva. E a mio parere è esplosiva in tutta Italia. Un po' di più al sud, adesso al governo, attenzione, nessuno ne sta parlando. Ma io voglio vedere se veramente si demolisce tutto. Sono andati milioni di persone in mezzo alla strada. Dove andranno? A Piazza Plebiscito, a Piazza Municipio? Dove andranno? Dove dovranno scappare questi amministratori? Dove devono andare? L'altra cosa importante che bisogna verificare sono, a parte gli abusi innanzitutto di necessità, ma anche quelli che hanno avuto, diciamo, hanno fatto un danno ambientale. Qua i danni ambientali, Capri, l'abbiamo già subito, perché tutte le grandi costruzioni, quelle, diciamo, partiamo da Villa Malaparte, l'albergo Punta Dragà, queste sono tutte abitazioni che sicuramente hanno fatto un grave danno di impatto ambientale. Sono state tutte autorizzate dalla sovrintendenza. Perché? Perché era una persona, cominciando da Malaparte, dagli anni, poi man mano accende, sappiamo, tutte le costruzioni che stanno sui Uguzzi di montagna, cose per poco, non hanno costruito sui faraglioni. Adesso noi, amministratori, quelli attuali e gli altri, saremmo quelli che stiamo deturpando il paesaggio, perché i cittadini adesso, tolto l'aumento del 50 metri cubici usciti ampiamente, tolte le sopraelevazioni che non si possono fare, adesso i cittadini stanno andando sotto terra nelle cantine, adesso dice no, la cantina la devi chiudere, la riempiamo di terreno perché tu te la dobbiamo togliere. Allora vediamo, siamo molto attenti, perché questo è un argomento delicatissimo. Non ci addormentiamo, perché noi è difficile, ci addormentiamo, non ci facciamo addormentare. Nessun sonnifero riuscirà anestetico ad addormentarci. Siamo ben vigili, perché questo argomento, come ha detto, noi stasera vogliamo sentire specialmente dal sindaco di Capri, perché vogliamo sapere se il 7 marzo questa delibera sarà approvata, o addirittura lo studiano qualche altra cosa più incisiva, se l'ufficio non segue le indicazioni del Consiglio Comunale, saper prendere i provvedimenti. Sappiamo che qua, almeno a Capri, è saltato un equilibrio che stava nel paese con i tecnici, con le ditte, perché si è creato una guerra con le forze dell'ordine. E nessuno interviene per far perdere l'equilibrio in un paese, specialmente in un paese piccolo come Capri. E allora qualcosa si deve fare. Quindi io chiedo e spero, poi dopo mi riservo, perché se ci saranno risposte poco chiare, chiedo la parola dopo. Quindi sappiamo la situazione di Anacapri, sappiamo, qua c'è il sindaco di Anacapri che interverrà e ovviamente sa bene quello che deve dire e quello che deve fare. Noi vogliamo sapere se già è grave, come ho detto prima, che noi siamo riuniti qua, perché a questo non si doveva arrivare. Non si doveva arrivare in nessun modo. Scusa, va bene, io voglio che, spero che stasera si risolva tutto, diciamo, come preannunciando quello che si vuole fare, e che poi il 7 marzo ci fanno stare un poco tranquilli, perché qua la situazione di Capri, noi non è che i ricchi siamo noi. Quindi la situazione di Capri, come in tutta Italia, la situazione è difficile. Speriamo che il tutto si risolva, perché se no ci avremo costretti. E quando si fa questo, quando interviene il popolo, vuol dire che gli amministratori, il governo, non ha funzionato. Quando scende in piazza il popolo, qualcuno ha fallito e qualcuno deve pagare. Grazie. Rappresenta la chiamata al popolo.
che si assume l'organizzazione e la responsabilità. Il gruppo Avanti Capri continua la strada intrapresa, che era quella di discutere nei consigli comunali le proposte fatte dal gruppo Avanti Capri, così come questa assemblea pubblica. Io ci voglio solamente, diciamo, non voglio commentare gli interventi che si fanno, perché diciamo sono tutti volti a cercare, diciamo, di mettere un punto fermo a questa situazione. Però ci tengo a sottolineare che, diciamo, il gruppo Avanti Capri ha presentato in consiglio comunale una proposta, e che, diciamo, questa assemblea è organizzata dal gruppo consigliere Avanti Capri, diciamo, raccogliendo tutte queste, diciamo, sollecitazioni da parte delle persone che hanno delle grosse difficoltà, diciamo, in questo momento. Io ho seguito una serie, diciamo, di situazioni molto, diciamo, delicate. Abbiamo cercato, insomma, di dare una mano nel limite possibile, e insomma la gente ha delle difficoltà. Io penso che il problema fondamentale, questo è un percorso che bisogna fare insieme, non è, diciamo, per un percorso deve avere un punto di partenza chiaro. Noi dobbiamo assolutamente deliberare in consiglio comunale che in base a tutte le valutazioni noi diciamo si fermino, si faccia un altro indirizzo, che l'ufficio fermi in questo momento le demolizioni per i piccoli abusi e sigla. Poi le costruzioni fuori, abusive, eccetera, non ci interessa proprio, a me possono pure, diciamo, l'altro assurdo, mi interessa proprio, quello che mi interessa. A me interessa come gruppo consigliare questo aspetto, che si inizi fermando le demolizioni, così come è già previsto nel, diciamo, dispositivo del 2012, e anche sfruttando quello che dice la Regione Campania di andare avanti sul percorso. Io già l'ho sottolineato, anche condiviso, perché dovrebbe fare un regolamento che permette poi a tutti quanti insieme di poter fare. Mi piace molto, devo dire la verità, no? Anche l'idea che diceva Anna Maria di fare un consiglio comunale, diciamo, unitario, perché questo è un discorso che riguarda Capri e Macar, se l'isola di Capri, a me mi sembra, diciamo, un'idea, diciamo, ancora più rafforzativa di quella che andiamo a fare. Però dobbiamo mettere un punto fermo. Mettiamo un punto fermo e andiamo. Ti puoi scrivere a parlare? Scusa, ti puoi iscrivere a parlare poi dopo? Vieni di qua. Io sono dall'altra parte. No, però tu sei comunque nella sedia. No, io non so, io sto dall'altra parte. Ma cosa sei nel consiglio? Quello voglio sapere, quale motivo sarà? Ma secondo me è perché evidentemente, diciamo, se solo c'è la missa, non ci sono una delibera, la devono sapere. Come ti ha dato può dire a questa gente? Allora, io penso, io do la mia interpretazione, diciamo, perché non, diciamo, non essendo, diciamo, la maggioranza, evidentemente, diciamo, è necessario che l'ufficio, che la presenza della politica di chi amministra sia, diciamo, si faccia sentire in maniera più, diciamo, costante e forte negli uffici, applicando quello che viene deliberato. Perché ho detto prima che l'unica cosa che oggi possono fare le amministrazioni locali è quella degli atti di indirizzo, e di dire: caro mio, ti attieni a queste regole, perché se non ti attieni lo devi giustificare perché non ti attieni. L'unico organo che può cambiare quello del deliberato è sempre il Consiglio Comunale. Quindi, diciamo, è una questione, a mio giudizio, di essere, diciamo, di forza, che bisogna manifestare, diciamo, e, diciamo, concordare una linea di comportamento che applica quello che è stato, diciamo, che è stato deliberato. Diciamo, io con tutti i miei difetti, i miei limiti, le mie cose, ho fatto assessore urbanista, e, diciamo, con tutte le mie limiti, ma ero uno che si metteva da solo e se era la mattina si uccideva la salute, si funzionava con le pratiche, e devo dire la verità, molto spesso le delibere me le facevo pure io personalmente, e se aspettavo di funzionare. Vorrei ricordare che comunque questo è un dibattito, un'assemblea pubblica, ma non è proprio un dibattito, per cui inviterei chi ha delle domande giuste come queste di venire a iscriversi e parlare alla platea, anche perché se no diventa un talk show. Allora, dopo Cirolegno c'era Enrico Piacente. Fa piacere che il signor Sisi sta presente. Io ho un problema di cooperativa. Hanno fatto 2 mesi e 2 mesi. Il suo lo compra lì e lui c'è una faccia, ma ci sono. Poi successivamente è andata la 167, ma l'avvocato Coppola.
sono andate queste cooperative, guardando poi c'erano fatte dei conteggi, i primi conteggi erano la quota di 4.210 per quattro, mi ricordo molto bene, all'ufficio tecnico sono andato, poi sono ritornato per fare i bollettini di pagamento, sono andato e dici no, che non sono cambiate le cose, come sono cambiate queste cose? Dici no, che non sono più 4.800 ma sono circa 8.500, potrei sapere quanto motivo, o quanti soldi ho comprati, un altro socio qui ce l'ha. Ma quelle sono diventate, 5 sono diventate proprietarie e 5 sono diventate guardo, questa è tutta la cosa. Questa è lì che penso che sia una risposta che non ci possiamo dare in questa sede, non dobbiamo dare nemmeno il sindaco. Devi dire grazie. Diciamo che ma questo è un fatto molto tecnico, diciamo che non so, è un po' complicato spiegarlo. Diciamo che lui essendo diciamo uno di quelli che hanno comprato i suoli delle cooperative giù diciamo, a Palazzo Mari, in realtà diciamo risulta escluso da quelli lì, dovrebbe ripagare il diritto diciamo, che vi diceva all'inizio di superficie, cioè il diritto a costruire. Allora dice io com'è possibile che altri che hanno avuto hanno pagato il suolo sono stati esentati e io lo devo pagare? Questo è il quesito, ma un quesito siamo abbastanza, stiamo vedendo un po' insomma. Questo è molto tecnico, quindi non siamo in grado di rispondere, credo che nemmeno il sindaco in questa sede possa darti una risposta esaustiva. Ci sono altri nomi? Se non si scrive nessuno, il dibattito si esaurisce con la conclusione dei due sindaci e poi le conclusioni al capogruppo proponente della proposta. Franco Cerotti. Trovo un attimino in difficoltà perché appunto la collaborazione che ci fu nel 2012 per noi è continuata. Noi quando facciamo un atto deliberativo nessuno si può permettere di fermarlo, nessun amministratore perché l'avvocato, ma nessun dirigente, perché al di là che ci sarebbero dei lanci dai balconi, ma perché noi concordiamo con i funzionari. Cioè l'indirizzo è concordato, perché quando una delibera viene concordata col funzionario, il funzionario deve per forza attenzione. Fermo restando questo, noi stiamo un tantino avanti perché la nostra procedura continua laddove il cittadino ne fa richiesta. Quindi ci troviamo in un tribunale di difficoltà perché non riusciamo a capire che cosa sta succedendo a Cagliari. Noi non abbiamo nessuna gara di demolizione, quando il cittadino fa la richiesta che è l'unica sua abitazione, c'ha l'abbattimento perché non hai ottemperato l'avvertimento, la sentenza logicamente è passata in giudicato, noi andiamo in consiglio comune, prima nella commissione del paesaggio, queste sono cose che mi sembra non sono molto preparato, però andiamo alla commissione del paesaggio, ne decretiamo l'interesse pubblico anche in termini ambientali, andiamo in consiglio comunale, abbiamo un regolamento che stabilisce la gradatoria per chi ha diritto, ma al 90% presenta sempre solo l'istanza con il quale ha la necessità di acquisire quell'immobile. Però al di là di queste procedure che sono già ben condivise, per cui noi in Aveli facciamo un consiglio comunale, diciamo impari, che dovremmo. Cioè che siamo noi fare? Che facciamo parte di un'altra nazione. Non lo so, io. No, noi cioè, dovremmo soltanto aggiornarlo a questi nuovi indirizzi della regione, perché è giusto l'introduzione della riacquisizione, perché poi allora, questo è un argomento delicato, delicatissimo, e diciamo qualcuno ci può pure venire a pigliare e c'è una porta, perché non è che semplicemente si può valutare un argomento del genere, perché io capisco le difficoltà dei cittadini che si trovano in queste difficoltà, ma voi dovete pure capire le difficoltà degli amministratori, perché gli amministratori non è che possono premiare gli abusivi, cioè noi dobbiamo incominciare a stabilire e a chiarire ruoli e competenze, perché qua ogni 10 anni c'è stato un condono edilizio voluto dallo Stato, guarda caso, la 47-85, la 724 del 94, il 2003 con le note vicende. Cioè, per cui c'è un trend di crescita che dice lo Stato costruite perché io poi faccio il condono. Dopo il 2003 non c'è stata nessuna facoltà dell'amministratore a applicarlo, c'è stato questo diciamo guaio che tutti gli abusi
però nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che una delibera così fatta in collaborazione con l'amministrazione di Gare, principalmente ad onde e vedo con Marino Limbo che ci ha detto una mano anche da Nagari, pure per quanto riguarda il frazionamento a 75-24, per noi sta funzionando. Noi facciamo gli atti, ma se un cittadino lo chiede, noi lo facciamo perché è proprio questo, cioè noi abbiamo una regola che quei 75 metri quadrati non li può più, se non c'è il, se c'è il condotto, se c'è il condotto, io mi sono primi il condotto, ma quello con delle prescrizioni, per cui noi stiamo andando avanti, però è anche vero che se qualcuno ci vuole accusare che si stanno facendo, diciamo, vantaggi verso l'abusivismo, è vero in parte o forse non è vero. Perché? Perché noi stiamo parlando di beni acquisiti al patrimonio, stiamo parlando che laddove si possa applicare pure il fatto che si riacquista l'immobile, il cittadino ha perso la proprietà. Cioè non è che stiamo dicendo che si fa un regalo a qualcuno così semplicemente, perché se non se l'acquista va in fitto, cioè la casa diventa del comune. Per cui questa è pure una situazione di depressione dell'abuso, perché ognuno che deve fare un abuso sa che laddove va una sentenza passata in giudicato la casa va persa. Allora non è esclusivamente da guardare sotto l'aspetto permissivo, ma è anche sotto l'aspetto educativo, in quanto questo abuso ha un posto. Certo, l'abuso di necessità, poi io lo so come succede, l'abuso di necessità e la necessità diventa per tutto, cui è un argomento, come diceva Marino, dove bisogna stare molto attenti. La problematica anche dell'interesse pubblico, anche quella va posizionata con grande attenzione, perché appunto laddove poi si impongono e si mettono delle regole, non è che queste regole possono essere cancellate. E oggi che la legge con le linee guida regionali ha imposto giustamente anche l'interesse per quanto riguarda l'ambiente, nel senso che la Commissione del Paesaggio deve valutare l'impatto ambientale, laddove la Commissione del Paesaggio decreta un impatto ambientale di una casa abusiva, di una quota d'arte di casa abusiva, credo che sì, questo potrebbe anche diventare, essere supportato dalla sovrintendenza, perché se un consiglio comunale si esprime tramite la Commissione del Paesaggio a decretare che quella non è un impatto ambientale, potrebbe essere anche una linea guida per la sovrintendenza, perché poi dopo ci troveremo in contrasto laddove un consiglio comunale dice che quell'appartamento, quella quota parte dell'appartamento, quell'intera casa è ammissibile dal punto di vista ambientale e poi la sovrintendenza ci dice no. Quando si va avanti in questa problematica bisogna percorrere il consiglio che vi do, è quello di percorrere la fine in fondo, di non fermarsi. Perché? Perché sono delle grandi responsabilità che le amministrazioni si assumono, ma principalmente sono delle responsabilità che bisogna condividere con la popolazione. Continuando sul tema della proposta e della propositività di questo incontro, la parola a Gianni De Martino, che non è che debba servirsi sul banco degli imputati, ma anzi darci la tecnica e da lì cittadini, perché prima di tutto non è stata applicata questa delibera che il Comune di Anacapri invece dice che applica in tutti i suoi aspetti, anche perché è una delibera condivisa da due consigli comunali. Grazie. Grazie a voi. Ma quella delibera a cui si fa riferimento, la delibera del 2012, è stato veramente un atto di grande proiezione di tutela verso il cittadino. Ed è una delibera che ha pienamente vigenza, pienamente legittimità, e il Comune l'ha anche attuata, l'ha anche approvata. Tant'è vero ci approfittiamo con la Giunta ad attuare un altro atto proprio in ragione di quella validità di quella delibera di Consiglio Comunale. L'argomento, come si è detto, è abbastanza delicato. Noi non ci possiamo dimenticare che siamo sotto le leggi nazionali e regionali innanzitutto, quindi non è che ci possiamo dispostare. Anche, salvo alcuni adempimenti che si possono fare, che sono stati già fatti nel 2012, e dal 2012 adesso non è che è stata fatta una legge l'altro ieri e oggi noi non l'abbiamo attuata. È una delibera che dal 2012 ha la sua efficacia. È stata fino adesso, quando è stata richiesta, è stata messa in esecuzione, è stata richiesta per la seconda volta da pochi giorni e l'attueremo un'altra volta
senza addirittura coinvolgere il Consiglio Comunale, ma direttamente con la Giunta, perché quella delibera consente appunto alla Giunta di prendere alcune decisioni. È chiaro che il problema è vasto, si parlava di numeri, noi abbiamo un piano regolatore dell'84 che ha avuto una vigenza praticamente solo di 6 mesi, perché poi con legge Galasso, decreto Galasso, piano pesistico eccetera, purtroppo quello che il piano regolatore ci consentiva non ci è stato più consentito. Abbiamo avuto una grande evoluzione turistica, stamattina avevamo dei numeri, dal 2007 al 2017 gli esercizi extra-bellieri di campi, cioè bed and breakfast, casa vacanza dell'isola, da 423 sono diventate 1266, cioè praticamente il numero si è triplicato, e questo significa aver sottratto comunque a un patrimonio più o meno residenziale, immobiliare, privato, una fortissima riduzione di quelli che sono, che era la disponibilità di un patrimonio immobiliare che poteva essere messo a disposizione della gente e quindi anche di chi aveva il problema a casa. Diceva bene il sindaco di Anacapri, è un problema delicato perché anche l'attuazione della legge regionale, le linee guida sono di pochissimi giorni fa, anche l'attuazione della legge regionale presenta degli aspetti, perché poi rapporta tutto a quello che è il rapporto nucleo familiare e eventuale abuso di necessità. Quindi dobbiamo fare anche attenzione a far sì che questi numeri poi riescano veramente a soddisfare le esigenze della popolazione. Noi con il consigliere e il capogruppo Marino Lecco di questo problema ne abbiamo parlato mesi fa. Non ci siamo fermati perché noi abbiamo avuto incontri con la regione, sia con i funzionari che con i politici della regione. Abbiamo avuto incontri con dei consulenti perché la delicatezza dell'argomento purtroppo non ci consente di scegliere e legiferare. Siamo purtroppo all'interno di una nazione, eccetera, e quindi non possiamo legiferare autonomamente e liberamente quello che potrebbe essere la soluzione del problema. Ma soprattutto dobbiamo avere l'esatto polso della situazione. E su questo noi ci stiamo lavorando, adesso non lo dico qua perché potrebbe essere semplicemente se è venuto qua, dici dei numeri, dici dai le date, eccetera. Ci stiamo lavorando perché? Perché proprio per arrivare a quell'attenzione a cui il sindaco di Anacapri faceva riferimento, bisogna essere certi di quello a cui si va incontro. Perché non è vero che praticamente poi l'abuso di necessità può essere riconosciuto a tutti liberamente, perché è rapportato all'uso familiare, rapportato alla superficie, rapportato all'ambiente, e noi abbiamo un grande vantaggio, cosa che abbiamo ricostruito. Quando il nostro piano regolatore nell'84 diceva che veniva presa in considerazione la necessità del territorio di dover avere la possibilità di ampliamento di sistemazione immobiliare e residenziale per il residente, ci furono concessi tre tipi di intervento: l'edilizia residenziale pubblica, di cui sono stati eseguiti una parte di interventi e alcuni no, l'edilizia residenziale privata, perché avevamo, se non mi sbaglio, due zone del territorio comunale che poteva essere considerata ammissibile all'edilizia privata, quindi alla realizzazione di grandi numeri anche di alloggi. E poi c'era quello che era stato il riconoscimento proprio di quello di cui stiamo parlando oggi, cioè l'esigenza della necessità di igienico-funzionale di alloggi, il famoso 20% della superficie. E tanto più la legge regionale ha riconosciuto, tra virgolette, questa esigenza, che lo stesso piano regolatore diceva possiamo concedere questa integrazione fino a 95 metri quadri, perché si pensava che per le pezzature del nostro patrimonio immobiliare oltre non si potesse andare. Non posso praticamente consentire la villa, tra virgolette, o la mega abitazione a chi non ha la necessità, a chi non ne ha bisogno. Quindi l'iniziativa che stiamo prendendo, e ribadisco, non lo dico oggi perché praticamente siamo stati chiamati in causa, ma è un'iniziativa di qualche tempo, stiamo verificando tutti i numeri che riguardano anche le acquisizioni, le demolizioni, eccetera. Non è che ci sono le ruspe dietro l'angolo pronte ad intervenire. Sgombriamo il campo anche da questo pericolo immediato. Abbiamo i numeri, quindi non è il pericolo, diciamo, la preoccupazione c'è, ma non è un pericolo imminente che domani mattina si può trasformare Capri in un campo di battaglia per le demolizioni, eccetera. Quindi sgombriamo anche il campo da questa preoccupazione imminente. È una cosa di cui occuparsene e preoccuparsene.
ma bisogna anche valutare il fatto che non è che siamo, si ripete, ci sono le ruspe pronte ad intervenire a parte di tutto quello che è risultato abusivo. Quindi noi condividiamo, diciamo, anzi accogliamo l'invito di Marino a prendere in esame questa delibera che ci ha prospettato, ma addirittura noi siamo pronti a integrare e a verificare anche prima del Consiglio Comunale una individuazione di ulteriori paletti, ulteriori integrazioni che potrebbero essere portate in discussione prima del Consiglio Comunale, condividendo, come si è fatto in passato, tra minoranza e maggioranza quelli che sono i criteri più validi e soprattutto quelli che possono essere gli interessi più importanti per la cittadinanza, per la collettività. Siamo un paese turistico e quindi dobbiamo tutelarci da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale, perché, come si diceva prima, quello che facciamo a carta, che era un albero a carta, diventa un problema di carattere nazionale. Quindi immaginiamo che cosa potrebbe nascere quando si comincia a dire evitiamo le demolizioni. Dobbiamo evitare soprattutto il fatto che si possa dire che le amministrazioni a carta vogliono praticamente autorizzare il cemento selvaggio sull'isola. Questo lo dobbiamo evitare come fondamentale soprattutto di chi sta all'esterno e di chi non ha il problema, perché è facile parlare di Capri quando non si ha il problema, è facile dire a Capri non c'è bisogno di niente eccetera. No, Capri è un paese che deve vivere della sua popolazione, dove la sua popolazione deve avere la possibilità di vivere adeguatamente e decorosamente e degnamente. Perciò noi siamo pronti a discutere l'argomento che Marino ci ha sottoposto, abbiamo preso adesso visione atto di quello che prospettava. Noi siamo pronti anche e c'eravamo anche da tempo preparati per dare qualche contributo ulteriore, perché deve essere fatto di numeri eccetera. Bisogna lavorarci, adesso bisogna vedere se effettivamente dobbiamo lavorare con il Comune di Anacapri, con Insieme, ma soprattutto, e raccolgo e lo dico, non l'ha detto Marino, lo dico io al posto suo. Marino lanciò un'idea quando abbiamo discusso di questi argomenti. Noi dobbiamo essere anche un pochettino una forma di esempio per altre realtà territoriali che hanno lo stesso problema. Noi viviamo in realtà isolati, insulari, quindi praticamente non abbiamo la possibilità di trovare l'abitazione in periferia o il comune immediatamente limitrofo che ci consente di raggiungere il nostro posto di lavoro e il nostro posto, diciamo, di attività in poco tempo. Quindi dobbiamo far valere anche quest'ulteriore realtà che ci contraddistingue. E Marino consigliava appunto di istituire quasi un confronto, un controllo e un piano di intervento anche con le altre realtà isolate del Golfo o diciamo di comuni limitrofi, per poter far capire in regione, al governo centrale se è il caso poter c'è, che praticamente questa esigenza deve essere valutata nella esatta ottica di chi praticamente non ha alternative territoriali che le possano consentire appunto la possibilità, diciamo, di trovare alternative adeguate. Quindi rispondendo a Ciro, cioè noi siamo pronti per il 7 a poter discutere, portare, approvare, condividere eccetera quello che ci è stato prospettato, ma soprattutto l'impegno a portare avanti il discorso di comune accordo per migliorare addirittura, se sarà possibile, non voglio offendere il provvedimento di Marino, ma se è il caso, probabilmente possiamo assolutamente impegnarci a portarlo ulteriormente avanti. Grazie, Gianluca, grazie mille. Io credo che la scaletta dei lavori sia proprio per partire dalla delibera, dalla proposta che il gruppo di Avanti Capri ha già presentato, almeno credo di interpretare il loro pensiero. Comunque io te la dico, la cittadina, è vero che non ci sono le ruspe dietro l'angolo, però le lamentele arrivano, anche molte segnalazioni da cittadini che si sentono minacciati dall'arrivo delle ruspe. Te lo dico io dal lato del lavoro che io faccio. E che cerchiamo sempre di essere molto molto attenti a non lanciare allarme e scandalismi. La parola a Marino Rendo, se non ci sono altri interventi. Deve concludere Marino, vieni prima, vuoi ribadire tu? La conclusione è avuta, vieni. Questa volta è più breve, 5 minuti. Se no, di meno. Devo fare il film in Cile. 5 secondi, no. No! Ma mi fa piacere che perciò, mi sono riservato di parlare dopo, di intervenire, perché credo che la visa ai naviganti abbia funzionato. Quindi noi da buon pescatore e marinaio sappiamo che quando c'è la visa ai naviganti lo dobbiamo rispettare. Quindi la visa ai naviganti è arrivata ai governanti, ci auguriamo che
questi provvedimenti vengono, diciamo, adottati, perché, anche perché adesso sapete che al Comune c'è una situazione, diciamo, di parità, perché non avendo più la maggioranza, perché ci sono 6 consiglieri di maggioranza e 6 di minoranza, c'è un arbitro, c'è un arbitro senza fischietti, un arbitro. Ma questo può andare d'accordo con la minoranza, che poi adesso è parità, e quindi vediamo come vanno. Va benissimo, va bene, mi fa piacere che un bel passo avanti si è fatto. Adesso saremo tutti vigili, in modo che poi ci dedicheremo un po' alla sanità. Grazie. Grazie Giulio per la sua presenza, che si dovrà distinguere tra gli altri oratori. Riesci sempre a scaldare la platea. La parola al capogruppo per concludere questo incontro, sperando che abbiamo buttato insieme, che sia fecondo e che porti sempre all'unità dei due comuni, è una proposta condivisa con la cittadinanza. Io parto sempre dal presupposto che quando uno parla, specialmente gli avversari, sanno pure la figura. Allora Gianni, però io volevo sottolineare alcune cose, che non è esattamente come dici. La delibera del 2012 prevedeva una serie di cose. Voi avete fatto un intervento su un particolare della delibera, cioè sul fatto che la delibera, l'articolo 24, prevedeva che un cittadino che, diciamo, la cui aveva, diciamo, già stava al livello della demolizione, poteva chiedere la sospensione della demolizione perché in realtà aveva il ricorso, diciamo, pendente, poteva chiederci, io vorrei discutere questo ricorso, quindi per il momento mi fa la demolizione. Ma questo è un granello della delibera. La mia domanda è, scusa il sindaco, per me, ma credo che sono sempre molto, diciamo, se vuole possiamo arrivare pubblicamente, però a noi interessa che invece si applica, questo è un piccolo aspetto, che si applica invece che i provvedimenti di esecuzione delle demolizioni e dell'acquisizione al patrimonio del comune di opere abusive restano sospesi fino alla definizione delle istanze di sanatoria e fino alla conclusione dei provvedimenti in corso presso il tribunale amministrativo per i ricorsi avversi per i provvedimenti emanati al comune. Cioè, io da qua vorrei sapere se la delibera che riguardava la sospensione della demolizione è valida o no. Allora, se è valida, domani mattina chiama l'ufficio e bloccalo. Questo mi interessa. Poi, mi interessa a me da cittadino che, sempre nella famosa delibera, stava scritto, e insomma possiamo vedere insieme se vuoi, che diciamo i provvedimenti delle sì, perché non vanno in ordine cronologico? Perché non vanno in ordine cronologico? Perché cammina così? E allora io penso, io non ti accuso di questo, sto solo dicendo che è necessario che, diciamo, il controllo politico permetta che la delibera del famoso 2012 non è che venga solo, diciamo, citata in un granello, venga citata complessivamente. Perché se noi vogliamo affrontare il problema, e ti ho detto già che siamo disponibili come gruppo, a come abbiamo sempre fatto seriamente, e per questo ci siamo messi anche le critiche, giusto? Ma io purtroppo l'ho detto ultimamente da una parte, io sono figlio di questo scoglio, siamo figli di questo scoglio, non è che noi facciamo le guerre giuste per fare, noi diciamo dobbiamo dare i nostri contributi ad amministrare. Allora io ritengo che la delibera deve essere applicata nella sua completezza, è il punto di partenza, è dire in maniera chiara e precisa che i provvedimenti repressivi di demolizione sono sospesi. Questo è alla gente, in modo che, diciamo, la gente sta un attimo tranquillo, perché non mi ritengo giusto, Gianni, che l'ufficio proceda già a nominare il tecnico per fare la demolizione o la ditta, perché non dite che non è vero, perché un cittadino si è visto notificato queste carte, poi se l'ufficio la fa giusto per giocare, allora l'importante lo sappiamo tutti qua, ma conoscendo l'ufficio è molto preciso, quando fa una cosa, quella va avanti. Allora, secondo me, la situazione è che bisogna ribadire quello che abbiamo fatto nel 2012 e che si riconosce con Franco Cerrotta che qua presente, che è stato fatto un buon, diciamo, un buon atto di visione strategica per il territorio, giusto? E allora, che è il punto di partenza e che si ferma? Allora, si deve ribadire nella delibera il punto fondamentale
che si deve, in attesa che noi andiamo a fare tutto quello che vogliamo, noi siamo proprio là da notte, diamo il nostro contributo, per poco quello che sappiamo fare, a fare un buon regolamento che tuteli veramente a necessità, non quelli là che sono finti sul territorio, altre cose. Allora voglio dire, questo è il punto di partenza, questo è simile, a mio giudizio. Qua lo devi applicare, il resto si applica perché c'è, ma questo è il punto fondamentale. Allora io diciamo mi rivolgo diciamo al sindaco, perché abbiamo citato questo, ma mi rivolgo come capo del paese in questa situazione, che ha diciamo innanzitutto lui diciamo il dovere di prendere gli interessi diciamo di tutta la cittadinanza. Allora la gente sta in ansia, è preoccupata, ci sono situazioni diciamo di grosse preoccupazioni. Qua la gente va in giro e vede dove può andare ad abitare, non lo fa, è sotto una pressione. Allora io non sto dicendo che il modo ufficio è buono o malamente, io non metto in dubbio questo, dico solo che la politica deve fare la sua parte, facciamola e l'ufficio si deve adeguare nella giustizia delle cose. Va bene, comunque, però Gianni, se io ho tutte le delibere qua, se ti faccio vedere, no? Le delibere un attimo sono lì, dove noi abbiamo fatto, abbiamo detto iniziare il condono edilizio dal 47-85 in avanti, perché si mette 123? E non si fa un 47-85? No, non è vero, Gianni, guarda, per me, non è così. Io seguo, forse sono, cioè tu sei le 50 cose, guarda solo queste, quindi le guardo con più attenzione. Comunque, noi riteniamo che il punto di partenza siamo disponibili a collaborare se si fa, si ribadisce in maniera diciamo essenziale che si fermino le demolizioni, non le acquisizioni, le demolizioni, perché il problema in questo è questo. Gianni. Diamo la gente che automaticamente, no, perché tu lo sai, quelle delibere attuali sono innanzitutto si attivano su richiesta di parte, perché no, in effetti le fa, sì. Sulla demolizione no, la demolizione è un fatto complessivo già. La demolizione la puoi fermare solo nel momento in cui puoi fare una dichiarazione di interesse pubblico come è previsto la legge, in consiglio comunale eccetera. Ma devi seguire un percorso, non è che puoi automaticamente fermare tutto. Marino, io ti ho detto che sono pienamente d'accordo ad approfondire l'argomento, perché praticamente è un percorso da seguire sicuramente, ma non bisogna dire che semplicemente un atto, una delibera possa servire a bloccare tutto automaticamente. La delibera del 2012, allora la vogliamo leggere? No, ma non la blocca automaticamente, perché il percorso... Marino, ma scusa, ma devi avere dei requisiti eccetera, per dimostrare dei requisiti. Il diretto interessato deve dimostrare che possa essere determinato così, perché altrimenti dovresti fermare anche l'abuso di chi praticamente ha creato l'abuso, non di necessità, eccetera, eccetera. No, è prima che nel momento in cui noi abbiamo fatto l'acquisizione al patrimonio comunale, perché si continua, si immediatamente si passa alle demolizioni, si nomina le vite e tutto il resto? Il percorso lo devi creare, non è un fatto a monte, è un fatto a valle, perché no, per come si è parlato, dice, blocchiamo tutte le demolizioni, cioè non lo puoi fare perché non devi verificare tutti i requisiti. Scusami, però permettimi una cosa, dico, insomma, a un certo punto non è che male se di sera posso sentire una lezione di quelle che dico. Io sono stato molto chiaro, ho detto sì, il percorso, perché sono tutte questioni di situazioni di acquisizione al patrimonio comunale. Dopo che è stato fatto quest'atto, non c'è nessuna urgenza di procedere a fare demolizione. È questo che bisogna ribadire, agli uffici devono fermare, perché era già stata fatta nel 2012. Allora mi devi spiegare a me per quale motivo la gente sta in ansia, si sono nominate con i soldi pubblici e non sono stati fatti, sono stati pagati ingegneri per fare i progetti e poi non sono stati attuati. Oppure sono stati attuati? Perché si è andata avanti? Allora ci sono i più diritti. Chiami il dirigente, dici che sono un po' fa. Ma alcuni casi di questo non riguardano quelli di cui stiamo parlando. Alcuni sì, però altri ti posso dire. Però ci sono anche due capelli, sono due capelli. Però non puoi generalizzare, appunto non puoi generalizzare, perché il percorso deve essere specificamente... Dopo l'acquisizione al patrimonio comunale, ma l'abbiamo detto. Non deve essere un fatto... Ma poi è un atto di ufficio l'acquisizione al patrimonio comunale, dopo si emette l'ordinanza di abbattimento, ovvero...
fanno perché vai contro quello che dice la delibera, ti vai contro quello che è l'interesse. Esatto, ma è questo il punto: nel momento in cui viene acquisito il patrimonio comunale, si porta in consiglio comunale, si valuta se è un abuso di necessità, si valuta l'impatto ambientale, l'impatto paesaggistico, poi si va con l'ordinanza di demolizione, ove mai non ci sono quei requisiti. Quindi questo è a monte, non è a valle. A valle del provvedimento che è messo, perché il cittadino colpito che deve fare. Io non sono d'accordo, io ritengo che in questo momento l'amministrazione comunale, il consiglio comunale deve ripetere la data del mio giudice. Si devono sospendere i provvedimenti in corso, si devono fermare già. Come stanno se si devono fermare? Confermare in presenza di determinate iniziative che lo stesso cittadino attiva, Mario, non lo puoi. Noi l'abbiamo detto, o no? Come fate quelle che volete? Noi l'abbiamo detto le cose. La legge dice, in alternativa alla coesizione, in alternativa alla battaglia, salvo la delibera di consiglio comunale, che cioè, deve mai fatto, no, quando serve va bene. È spontanea la delibera, non è che il cittadino la deve mai fare. No, non è sicurezza del cittadino, la delibera di consiglio comunale. Perché? Perché è già patrimonio del comune. Esatto. Il comune lo acquisisce, spera, va. Il comune ne decreta un interesse pubblico, come fa l'ufficio tecnico per l'abusivismo, e gli agasi già ne fa l'utilizzo. Per cui ne decreta un interesse pubblico e non lo abbatte, per cui non c'è distanza del cittadino del non abbattimento, perché altrimenti l'avrebbero fatta tutti qua. Ma non c'è stanza del cittadino in questo. Il requisito viene dopo, viene dopo il requisito, già quando tu lo decreti di interesse pubblico e la vuoi fittare, la vuoi demolire, il cittadino deve fare istanza a seguito del regolamento, noi abbiamo fatto, non so se voi l'avete fatto, che dice, che sono stata e ci ha pagato. Cose che abbiamo fatto per quest'anno, per qualcosa qua non abbiamo fatto. C'è una giglia di confusione. Secondo me dovrebbe, che noi siamo, diciamo, terra a terra, secondo me è un avvocato come Mario Coppola, cioè invece se sta per strada sì, dovreste almeno spiegare la procedura, perché a me risulta che la procedura è quella che conosce. Molto probabilmente non sto sbagliando. No, le dico io. No, perché? Cioè, noi a Chiappama la unica fatta l'accusa. Aspetta, scusa, prima cosa stiamo parlando in campo, avvocato, è vero, penale, perché stiamo parlando di una sentenza passata in giudicato, perché se era ministra di, cioè, stanno 40 anni a fissa, invece su una sentenza passata in giudicato non c'è assolutamente la pena di quella sentenza e l'abbattimento. Come se tu, io per esempio, faccio un omicidio, la pena è la galera, questa invece la pena è l'abbattimento. Comune da 60 giorni, 90 giorni per ottemperare all'abbattimento, l'abbattimento non viene ottemperato, si accerta l'inottemperanza, oggi addirittura mi sembra di capire che la sola inottemperanza è acquisizione al patrimonio, però ma dice fatti in scuola vasce, non è che mi esprimo a gesti, dicevano i buffi. No, allora, dopo di questo, le pratiche. Noi abbiamo una proprietà del comune, giusto? Noi portiamo in consiglio comunale tutte le proprietà di sito al patrimonio del comune e ci resta sì, queste no, la politica, poi qua facciamo gli uffici, qua facciamo una edilizia residenziale a macchia di leopardo, no? Ci inventammo pure queste nel 1998. Una abusiva diffusa. E decretiamo l'interesse pubblico. Mi sembra che la Regione Campania abbia dato veramente forza a questa discrezionalità del Comune, per cui ci ha dato, dico io, ci ha ridato una grandissima forza politica. Poi, se c'ha la forza di farlo, lo fa. Le linee guida che sono state attuate dalla Regione Campania prima con la legge e con le guide, ci danno la possibilità appunto di fare un ulteriore approfondimento di quella che è stata addirittura la proposta di
Marino. Cioè, se andiamo a spulciare le linee guida che ci danno l'opportunità di approfondire l'argomento, dobbiamo, io perciò ritenevo utile verificare quelli che sono effettivamente i numeri e i casi che ci sono, perché non dobbiamo correre il rischio di fare bene ad alcuni e poter danneggiare un altro codice. Ecco perché io parlavo, tant'è vero, avevamo addirittura di creare uno strumento, diciamo, di valutazione, di approfondimento dei numeri, perché dobbiamo essere certi di non far male a nessuno o di far bene quanto più possibile a tutti quanti. Però sindaco, consentimi, io sono assolutamente d'accordo e mi fa piacere che sia l'amministrazione sia aperta al dialogo in questo senso, perché chiaramente è un interesse sarebbe impensabile, sarebbe impensabile. Però mi permetto di dirti che queste linee guida del 2017 che ha lanciato la Regione Campania o questa legge regionale ricalcano sostanzialmente quello che già dice la nostra delibera del 2012. Quindi il problema è che adesso non si sta applicando questa delibera, per cui per calmierare la situazione e il caso che venga imposto all'ufficio tecnico, intanto l'applicazione di questa delibera del 2012 che è pienamente vigente, come tu stesso hai detto. Poi possiamo andarci a fare tutti gli studi che vogliamo, anche perché è chiaro che nel momento in cui arriva l'abuso viene acquisito al patrimonio pubblico, quindi comunale, viene portato in consiglio comunale, come è da prassi sostanzialmente, si decreta che ci sia un abuso di necessità o che non ci sia, e a seconda di quello uno decide se trattenerlo oppure demolirlo, e a quel punto se destinare quel bene a edilizia popolare, come ci consente la legge, oppure ad altro, anche a un ufficio ad esempio. Quindi anche da questo punto di vista si possono studiare tantissime soluzioni, però al momento per arginare l'emergenza esiste già un provvedimento che sta funzionando nella CAP in maniera corretta e perfetta, quindi iniziamo ad applicare quello. Poi siamo tantissimi al dialogo su qualunque soluzione, anche migliore della proposta del consigliere Lembo, che io trovo fattibilissima. Però soltanto due parole, nel senso mi ero ripromessa di ascoltare, insomma, di condividere quello che il mio capogruppo ha presentato questa sera, però sulla base, insomma, anche del discorso che sono stati portati avanti, io penso che le persone che oggi sono qui presenti saranno sicuramente state interessate dal sentire tutti questi dettagli e specificazioni, forse probabilmente, però se uscissimo tutti quanti fuori e ci ritornassimo a parlare di questo argomento, probabilmente tutti gli aspetti nel dettaglio probabilmente sono già sfuggiti. Ora il problema è molto semplice. La questione è questa: non promettere, scrivere i libri dei sogni e dare delle risposte, darle però in tempi ragionevoli. Cioè, non voglio mancare di riguardo al sindaco, però io quando mi sento dire stiamo studiando, stiamo facendo, o perché insomma ci ho fatto un po' l'orecchio, mi sembra che dietro alla parola stiamo studiando, stiamo facendo, un po' riecheggia l'espressione stiamo studiando la malattia, poi nel frattempo il morto muore. Allora, il problema è proprio questo, che le persone che sono qui presenti stasera hanno bisogno di risposte, risposte certe, non illusioni, perché saremmo degli irresponsabili a partire da noi, dell'opposizione, faremo un gioco molto semplice, la propaganda, ed è talmente uno sport nazionale diffuso che saremmo ridicoli a noi stessi. Però delle risposte certe, cioè delle risposte serie e delle assunzioni di responsabilità. Noi oggi, noi come politici, come apprendisti della politica, come ci vogliamo definire, dobbiamo fare la nostra parte e dare delle risposte certe, ma in tempi ragionevoli. E chiaramente vale la reciprocità, perché poi quello che noi ci aspettiamo è la reciprocità, l'assunzione di responsabilità che oggi è della politica e domani devono essere anche dei cittadini, nel senso di tenere presente che ci sta un mondo che è fatto anche di legalità, dove la necessità deve avere la sua dignità, ma c'è bisogno anche di tener conto di una popolazione silenziosa, perché noi stasera abbiamo rispettosamente ascoltato le ragioni rispettabilissime di coloro che si sono visti costretti appunto a commettere degli abusi di necessità, ma c'è una cittadinanza silenziosa ed è la cittadinanza fatta da quanti probabilmente nelle stesse condizioni di necessità però si sono guardati bene dall'affrontare degli abusi semplicemente perché qualcuno gli aveva insegnato una volta che la legalità esiste e va rispettata. Allora quello che noi oggi dobbiamo fare, intanto riuscire a soddisfare una sorta di bilanciamento tra chi è stato danneggiato, cioè tra chi ha commesso un abuso ma l'ha fatto in termini di necessità, che nei margini insomma della salvaguardia di quegli interessi deve essere salvaguardato, e dall'altra parte tener conto e guardare anche non solo con rispetto, perché altrimenti sembrerebbe una sorta di scimmiottatura, che stanno pigliando una poca...
perché non l'ha fatto. E noi come cittadini innanzitutto, ma anche come politici, intanto oggi dobbiamo guardarci con serietà e metterci nelle condizioni di poter aiutare chi appunto ha la paura, l'angoscia della demolizione, che secondo me è molto più incombente come paura di quello che noi stessi forse possiamo immaginare, ma allo stesso tempo guardare avanti e avere anche la capacità di guardare, di interpretare il sentimento di tutta quella cittadinanza silenziosa che forse l'avrebbe voluto fare e oggi si sente anche un pochettino, come dire, offeso, mortificato dal fatto di che se lo sapevo o facevo via. A questo punto però, giusto perché rispettare la platea, ci rivediamo tutti il 7 marzo con il sindaco che ci ospita a tutti al Consiglio Comunale in cui torneremo a parlare di questo argomento. Scusate. Allora, il 7 marzo, nel nostro agente si dice ieri, il sindaco dovrebbe mettersi a studiare immediatamente se non ha già fatto la proposta. La proposta... Benissimo, e sperare in un voto, come ho detto all'inizio, condiviso, sì, di un voto condiviso, non divisivo, e che porti veramente a riappropriarsi della politica, perché la burocrazia, quando, nelle mie vecchie letture, portò Majakovskij a suicidarsi quando, dopo la risoluzione bolscevica, divenne ministro. Lui si suicidò perché non riusciva a fare quello che gli voleva. La parola a Marino Lembo per le conclusioni. No, io vi ringrazio di essere venuti, siamo contenti di aver posto un problema importante e serio. Diciamo, riteniamo di aver dato il nostro contributo. Ci vediamo il 7 marzo per chi, diciamo, vuole venire. Sì, vediamo se riusciamo insieme a fare un atto importante che riguarda, diciamo, questo problema molto sentito dai paesi. Grazie.